Belli, belli Bella. brutti. Ciao Luca. Ciao Pietro, fammi vedere una cosa, fammi controllare prima di cominciare. Ma Ho wow. Ciao comprato Pietro e Luca, il eccomi, scusate, crocco. stavo organizzando un webinar e quindi ho questi 3 minuti di ritardo, sono dovuti a questo. Non mi Tranquillo, dilungo oltre. basta che non mi fai fare paura un'altra volta. Oh, no, no. Le Vi coronarie passo. sono deboli. Vi passo direttamente la parola, io non intervengo più. Dovete utilizzare delle slide. Io sì, Ok, 2 secondi. allora ti do il Ma ruolo di posso anche relatore. evitare, eh? Posso Vai, anche vai. evitare. No, beh, intendi condivisione schermo, Stefano? Sì, quello intendo. Sì, beh, quando... No, Aspetta. condivisione schermo mi serve perché comunque devo far vedere le finestre di Chrome, Tinkercad e cose del genere, sì. Sì, te l'ho già condiviso, dovresti poterlo mostrare ai partecipanti. E anche a me, Stefano? Già ho cliccato. Stefano, poi anche a Una me alla se mi... volta Ok, posso farlo, Pietro. O a te o a Luca, dovete dirmi voi. poi diciamo Luca, come a un certo punto poi Ti io parlo più. passo Passo la la parola. Siamo in parola. diretta, quindi ci stanno sentendo tutti. No, giusto per dire. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ok. Ah, vabbè, ok, allora quando mi passi la parola io vado avanti. Quindi io sarò l'assistente di Luca Scalzullo, No, today. vabbè, meno male se dici così. Vai, Se dici così vado via. Luca. Non gonfiare il petto. Allora, cominciamo? Sì, allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti con un cambio di programma in attesa dell'ultimo momento. Vi aspettavate il bello di Campus Tor, Mimmo Aprile, il professore Domenico Aprile, vi trovate con l'orso di Campus Tor che è Luca Scalzullo col suo barbone. È un onore e un onere sostituire il professor Aprile che abbraccio in maniera fraterna, ma ha avuto un contrattempo e quindi sono subentrato io. Argomento della lezione è incentrato su della lezione, della chiacchierata che facciamo, è incentrata su una parte della didattica che a noi piace tanto, che è evidentemente la robotica, il making, quelle cose strane da nerd, e che si scontra evidentemente con questo periodo critico che abbiamo affrontato tutti nella scuola, che insomma il blocco. La didattica a distanza con questo acronimo che abbiamo imparato a sopportare a fatica, didattica a distanza. E inizialmente, insomma, devo dire che l'idea di poter fare robotica, di poter fare discipline STEM, di poter creare oggetti a distanza ci risultava vieppiù complicato perché sappiamo benissimo che tutto quello che ha a che fare con la robotica ha a che fare con cose concrete, cose pratiche che costruisco manualmente. Però c'è una linea guida di fondo. Infatti, la prima parte, ma pochi minuti, volevo raccontarvi l'idea che ho della robotica nella didattica, perché sennò finisce che parliamo di cose, come ho detto prima, da nerd, e ci dimentichiamo che abbiamo una responsabilità enorme che è quella della scuola. Ho rubato, lo dico, da un altro webinar che avevo fatto con gli amici di Campus Tor, queste slide. Le voglio condividere con voi solo per qualche ragionamento velocissimo per poi passare alla parte operativa. Come vi dicevo, ho voluto metterla nella presentazione il nome di Mimmo perché insomma, era lui che era impedicato di fare questo. Ruolo del docente, eccolo qui, questa è la mia idea di ruolo del docente, cioè qualcuno che è sulla graticola costantemente, sia quando siamo in classe, a maggior ragione adesso. C'è una necessità di raggiungere i ragazzi, di raggiungere i ragazzi e di parlare, questo è un segreto secondo me, cercare di avvicinarsi quanto più possibile al loro linguaggio, piuttosto che imporre un linguaggio spesso desueto, che è quello nostro. Queste due diapositive, io ci tengo, queste due foto, tengo tantissimo al paradigma che parte dall'immaginazione e arriva alla creatività, perché si collega benissimo con l'idea che io personalmente ho della robotica. L'immaginazione,
oltre alla capacità di vedere nelle ombre del muro un unicorno. L'immaginazione per me è la capacità di percepire un'idea al di là dei sensi, e questo è fondamentale, e lo si può fare con qualsiasi disciplina, ovviamente, ma deve essere un punto di arrivo. Dobbiamo insegnare ai nostri studenti ad avere un'idea. Quando gli abbiamo insegnato ad avere un'idea, gli dobbiamo insegnare a realizzarla, ovvero a mettere in atto una serie di passi successivi, sequenziali, algoritmici, se lo vogliamo dire così, che raggiungono un risultato. Quando abbiamo fatto questo, abbiamo generato un meccanismo critico che è fondamentale nella scuola, cioè l'analisi del risultato. Sicuramente quello che hanno realizzato sarà difforme, diverso, sbagliato, non si trova rispetto a quello che hanno immaginato, rispetto alla loro idea di partenza. Per cui creare un meccanismo ciclico di analisi, una valutazione, una ricerca dell'errore, una richiesta d'aiuto, una possibilità di approfondimento nel tentativo di modificare quell'idea, diventa fondamentale. Arduino è la cosa principale, soprattutto per chi poi insegna discipline tecniche come Mimmo, come me, e io insegno tecnologia in una scuola media in provincia di Salerno. Perché Arduino? Arduino io ero scettico, ho messo il pensatore qui proprio per quello. Quando ho imparato a usarlo e quando mi è stato detto che avrei potuto farlo a scuola, non ero convinto, lo trovavo difficile, lo trovavo complicato, lo trovavo fuori target per una scuola media. Mi sbagliavo di grosso. Questo li ho riportati, questo è il mio modo strano di prendere appunti, ma vi faccio vedere che quando mi hanno parlato, questi risalgono al 2014, credo. O 2015, cioè quando sono entrato nella scuola, appunti presi in vari corsi, in varie idee, in varie discussioni con amici, in cui annotavo il fatto che avrei voluto introdurre Arduino, ma non ne sapevo assolutamente niente, per cui era una fase di costruzione iniziale. La dicotomia è questa: Arduino è un prodotto da nerd o un prodotto che un docente può utilizzare? Qual è l'approccio diverso? E questo vale nella robotica, oltre a una filosofia giocosa di base. La robotica che cos'è? E qui è la risposta. Nelle scuole inferiori di grado, quindi fino alla scuola media, non è che posso trasferire la robotica come informatica, elettronica e meccanica, tout court, non sono discipline a tutti gli effetti. Ma possono essere, se la vedo dal punto di vista del docente, un mezzo enorme di sviluppo del pensiero critico, di valorizzazione del senso dell'errore. Ci insegnano da bambini che sbagliando si impara, ma non sempre nella scuola questo viene valorizzato. L'errore è qualcosa da festeggiare perché mentre sbagli sai che stai facendo, stai imparando qualcosa. E ovviamente deve sviluppare quella che è un'analisi periodica e ciclica di quello che stai facendo. Per cui le tre grosse discipline che afferiscono alla robotica, elettronica, informatica e meccanica diventano uno strumento di sviluppo mentale critico di quelle che sono le competenze che cerchiamo nella scuola. Chiaro che quando sono in una scuola superiore o meglio all'università, io posso spingere sull'acceleratore disciplinare e portare a livelli superiori e strutturati questo sistema, ma nel frattempo ho sviluppato un'analisi critica che rende il ragazzo, lo studente, autonomo. Che cos'è Arduino? Magari poi nella parte finale cedo la parola a Pietro che è un'autorità in merito e quindi lo saprà spiegare meglio, però è un microcontrollore, cioè qualcosa che riesce a controllare sensori, riesce a controllare attuatori rispetto a delle condizioni che possono più o meno verificarsi. È un prodotto straordinario, creato un bel po' di anni fa da un gruppo di amici, tra cui Massimo Banzi, e insomma ha una serie di pin digitali, pin analogici, dei pin di alimentazione, a cui, come vedremo, c'è la possibilità di collegare oggetti e farli funzionare sviluppando esattamente quello che è un'idea, quello che è il senso di un robot. Io percepisco un dato dall'esterno, lo elaboro e aziono dei meccanismi per ottenere. Serve. Da questo punto di vista, non lo so, l'aspirapolvere pulisce dentro casa in maniera automatica, è un piccolo robottino perché pulisce, percepisce la distanza, quando la distanza è inferiore a un certo numero di centimetri, gira a destra o a sinistra. Per cui, insomma, ha quell'idea di principio che la scheda Arduino ci consente di attuare. Per un nerd è esattamente quello che vi ho spiegato. Cioè è vincolato all'aspetto tecnico. Da docente, perché ritengo utilissimo Arduino?
Perché Arduino, a differenza di tanti altri prodotti che sono già costruiti, quindi già programmati per fare qualcosa, Arduino è come se fossero, se fosse un insieme di tante tessere di un puzzle che costruisco io e che mi aiutano a indagare la realtà e a sviluppare idee che sono personali. Se prendete uno starter kit di Arduino, lo aprite, ci sono tanti scatolini colorati meravigliosi, c'è un bellissimo libro da leggere. Che ci guida nell'aspetto tecnico dei sensori e degli attuatori, però alla fine dei conti è qualcosa di nudo, cioè a scheda ci sono i sensori, ci sono gli attuatori, ci sono i cavi di collegamento e poi il problema è proprio quello, riesco a fare qualcosa se ho un'idea, altrimenti restano sul tavolo sparpagliati. Quello che vi faccio vedere, questo software è online, si chiama Tinkercad, è un software. Arrivo alle conclusioni, insomma, vabbè, poi passiamo al software. Arduino, conoscenze e competenze. E secondo me, è conoscenze e competenze. È una dicotomia che nella scuola io non ce la faccio più a sentire. Non c'è competenza senza una maturazione delle conoscenze. E Arduino spinge a questo, realizzazione delle idee, e innanzitutto partorire delle idee, realizzazione delle idee, possibilità di farlo insieme, perché è molto più divertente, analisi e modifica, riconoscimento dell'errore, pensiero critico, vedete, è straordinario. Scoperta di come funziona il mondo, perché poi si scopre che non lo so, un sensore di parcheggio, oggi lo vediamo, è abbastanza semplice da fare. Immaginazione del futuro, come si può migliorare una cosa che esiste? E ovviamente, inutile dire che ci sono ricadute enormi transdisciplinari. Perché un sistema robotico può essere applicato a una quantità enorme di racconti che sono come la conoscenza transdisciplinari per natura. Bah, finita questa introduzione che ci tenevo tanto a fare per farvi capire il mio punto di vista, cioè da dove partiamo. Andiamo a vedere come conciliare questo con la didattica a distanza, cioè col fatto che io materialmente in classe non ci sono. E magari non posso utilizzare, non lo so, le risorse della scuola, gli starter kit, non posso utilizzare quello che ho. Tinkercad, che vi raccontavo, vi ho citato, eccolo qui. Tinkercad è una piattaforma della Autodesk, per chi è ingegnere come me, Autodesk sono quelli di AutoCAD per intenderci, che mettono su questi sistemi di progettazione. Utilissimi, anche abbastanza, tutto sommato, abbastanza semplici da utilizzare. Autodesk nasce per il disegno tridimensionale. Provo a farvi vedere entrando, accedo con il mio account di Google, dovrebbe partire in automatico. Autodesk nasce con Tinkercad, scusate, qualche secondo che accediamo al. Ecco qui. Tinkercad nasce come progettazione tridimensionale. Qui sono alcune delle cose fatte con i ragazzi. È molto molto semplice, giusto per farvelo vedere, anche se non sarà il cuore della nostra discussione. Tinkercad vi offre un'area di lavoro, vi offre delle forme primitive che voi potete trascinare e ne potete cambiare le dimensioni. Voglio dire, un cubo da questo punto di vista somiglia per esempio ad una piastra, eccolo qui, 70 e l'altezza la facciamo di 5. Vedete, abbiamo la possibilità di trasformare. L'idea del disegno tridimensionale è un'idea interessante perché vi consente di guardare, grazie al cubo magico, l'oggetto in tutte le sue sfaccettature, quindi vi consente di progettare effettivamente il tutto. È un sistema molto molto semplice, vedete, ci sono soltanto pochissimi comandi, non lo so, c'è per esempio la somma delle forme, se li seleziono entrambi, ecco qua, posso trasformarli in un'unica forma, ovviamente posso anche separarli. Non so se inserisco il vuoto qui dentro, potrei per esempio pensare di sottrarre, utilizzare, eccolo qui, la somma di un insieme con un insieme vuoto mi dà il foro all'interno. C'ho poche altre possibilità. Voglio dire, è alla portata anche di un ragazzo, di un bambino degli ultimi anni della scuola elementare.
Interessante perché ovviamente, come vedete, c'ha una quantità di forme primitive da utilizzare e posso andare a cercare delle altre. L'esportazione ci consente di collegarlo, eccolo qua, con la stampa 3D. Quindi io posso generare e costruire qualcosa da realizzare poi nella realtà. E tant'è vero che il piano di lavoro è esattamente quello, il piatto della stampante. Torno indietro perché non è questo che vi voglio far vedere. Questo è come nasce Tinkercad, che poi all'improvviso si sviluppa enormemente, va nella direzione del coding e della robotica. Un esempio è CodeBlocks, che è un linguaggio di programmazione a blocchi che vi consente di progettare in 3D. Carinissimo, vedete, questo era una lezione fatta per i miei ragazzi e avevamo utilizzato il coding, la programmazione a blocchi. Vedete che l'interfaccia è quella dei più comuni Make, Block, Scratch o altri analoghi con le categorie, con i blocchi che posso utilizzare e con l'area di lavoro. A questo ci aggiungiamo il piano di lavoro laterale, giusto per, io lo allargo un pochettino, giusto per farvi vedere questi blocchi che poi sono stati costruiti dai ragazzi, corrispondono all'inizio di un tempio. Ecco qui, sta seguendo il programma creato dai ragazzi, io cambio la prospettiva per farvelo vedere. Ed era l'idea di costruire un tempio con una pensilina e con la ripetizione sistematica delle colonne del porticato. Insomma, questa è l'idea. E anche da questo punto di vista, vedete come si riesce a conciliare, non lo so, il disegno tecnico col digitale, ma anche con il coding. Coding che rientra e che supporta in maniera straordinaria quell'idea di sviluppo del pensiero critico, quello che più chiamano pensiero computazionale. La cosa che invece a me piace, che è l'argomento di oggi, tornare ad Arduino, è questa circuiti, perché Tinkercad ci consente di creare progetti con Arduino, ma non solo crearli, ci consente di programmare e ci consente di simulare il robot che noi andiamo a creare. Provo a darvene un'idea immediata. Beh, qui ci sono un po' di cose, insomma, come vedete, una risorsa abbastanza, diciamo, abbastanza utilizzata da me. Andiamo a creare un nuovo circuito, però, cerchiamo di capire come funziona. Il tempo che parte, vedete, è interessante perché abbiamo un'area di lavoro enorme, pochissime istruzioni che gira, specchia, ruota, annulla le ultime cose fatte, e poi vedete che abbiamo un bel po' di sensori, un bel po' di attuatori, un bel po' di oggetti elettronici in genere facenti parte della sezione di un normalissimo starter kit. Qui abbiamo resistente, LED, pulsanti, potenziometri per variare le resistenze, interruttori a scorrimento, condensatori, alimentazione esterna, insomma ce ne sono un bel po'. Quello che interessa a noi è l'utilizzo della scheda Arduino, per cui il sistema è tarato sull'Arduino 1, che è la scheda, la prima fatta, diciamo che è quella formalmente più diffusa, anche se le ultime messe in commercio realizzate da Arduino sono di una bellezza straordinaria perché sono integrate con i sensori a bordo, insomma fanno delle cose bellissime. Ovviamente con Arduino 1 nasce con l'idea del collegamento sulla breadboard. Che cos'è la breadboard? Due parole le spendo. Breadboard, che in inglese sta per piastra, tagliere, il tagliere del pane, insomma somiglia, ma non così tanto, perché in italiano si chiama basetta mille fori, che è molto più interessante come idea. È una basetta che ha tantissimi fori, ma la cosa interessante è che i fori sono tra loro collegati, elettricamente collegati, intendo. Per cui vedete che lui le indica, Tinkercad, vedete, io basta che clicco su uno dei fori, si illuminano tutti i fori della riga. Questi sono elettricamente collegati, vuol dire che se io alimento la corrente qui, tutti questi fori saranno alimentati dalla corrente che io ho portato in questo punto. E questo vale per le due righe superiori e per le due righe evidentemente inferiori.
Quelle interne invece, i collegamenti sono fatti per colonne, ecco qui, vedete, con questo taglio in mezzo, non so se l'avete mai vista da vicino una breadboard, forse riesco a farvela vedere, ce la dovrei vedere, eccola qui, ecco, vicino alla webcam, dovrebbe vedersi, eccola qui, c'è un taglio in mezzo, vedete, comunque le dimensioni sono ridottissime, per cui è carinissimo creare oggetti con Arduino. Sono collegati con colonne, questi 5 nella parte superiore e questi 5 nella parte inferiore. Ok, questo è quello che io sfrutto e che utilizzo. La scheda Arduino che vi ho fatto vedere, che va nel palmo della mano, ha che cosa? Ha una serie di pin, di fori di alimentazione che vengono utilizzati per prendere l'alimentazione dalla scheda e alimentare gli oggetti che io inserisco sulla breadboard. E c'ha dei fori, dei pin, tre in particolare, questi indicati con GND, che sta per ground, terra. Il sistema Arduino si basa sul concetto di circuito elettrico, per cui tutto quello che io alimento deve essere riportato indietro alla mia scheda. Devo chiudere il circuito. Arduino non sarà solo la fonte di energia, il generatore elettrico, ma sarà anche il microcontrollore che lo farà funzionare. Quindi io ho questa necessità di chiusura del circuito. Poi ho una serie di pin, quelli digitali. Digitali significa che possono erogare o il massimo della corrente o zero, cioè sono segnali digitali del tipo on e off, alto, basso, acceso, spento, quelli che una volta segnalano segnali booleani che hanno un valore discreto e al loro interno non c'è, o minimo, massimo, al loro interno non c'è niente. Mentre poi abbiamo quelli analogici, che sono questi 6 qui da 0 a 5, che sono quelli invece che riescono a creare una modulazione. Modulazione che tecnicamente potrei creare, ma qui già andiamo un po' più sullo specifico, con alcuni dei pin digitali, questi contrassegnati dalla tilde grazie al meccanismo del PWM, ma ok, lo tralasciamo per un attimo. Andiamo a vedere come funziona Tinkercad. Facciamo la cosa più semplice di tutto. Con Tinkercad proviamo ad accendere un LED. Allora noi andiamo a prendere un nostro LED e lo inserisco qui da qualche parte. Per esempio, qui lo mettiamo giù. Ok. Vedete, quando io scelgo l'elemento e lo seleziono, posso modificarlo. Posso dare un nome al LED, innanzitutto, e non chiamarlo semplicemente 1. Giusto, facciamo LED 1, ma così per farvi vedere che si può cambiare, ma ne posso cambiare il colore, quindi posso creare una simulazione. Uno degli esercizi tipici iniziali che faccio fare ai ragazzi è la gestione del semaforo. Creiamo un piccolo semaforo. Benissimo, andiamo a vedere come funziona. Il LED in generale ha, insomma, alimentarlo con 5 volt, che è la quantità di potenziale in uscita dall'Arduino, è un po' tanto, è un po' tanto, quindi rischieremmo, anzi sicuramente lo bruciamo. Quindi abbiamo bisogno di una resistenza. Applicando la legge di Ohm, la resistenza la scegliamo pari più o meno a 220 Ohm. Vedete che anche in questo caso è interessante l'idea, perché anche noi qui lo cambiamo in resistenza 1, posso cambiare l'unità di misura della resistenza, il tipo di resistenza, che è tarata di default su 1 kilo ohm. Noi abbiamo parlato di 220 ohm. Vedete che modificandolo, questo è molto interessante, modificandolo cambiano i colori della resistenza. Sì, perché sulla resistenza, che è un oggettino piccolissimo, minuscolo, ceramico, ci sono questi anelli colorati che sono un codice, che rappresentano, rendono riconoscibile di che tipo di resistenza si tratta. Essendo particolarmente piccolo, è un codice cromatico che ci aiuta e viene rispettato anche nel simulatore. Ora devo creare il collegamento. E allora come lo creo questo collegamento? Lo creo con un pin digitale, per esempio il pin numero 8. Interessante anche questo, vedete, perché io cliccando sul pin e tenendo premuto il mouse, trascinando, riesco a portare il cavo di alimentazione alla mia resistenza. Benissimo, a me non piace metterli così, io insisto molto nella leggibilità del grafico, per cui chiedo sempre agli studenti di
di creare qualcosa che sia semplice da capire. E questo si può fare cliccando su questo cavo che noi abbiamo inserito. Vedete, crea un nodo, eccolo qui, crea un nodo, ne creo un altro qui, ecco qui, e quindi ho creato, vedete, ma questo mi ricorda tanto quando avevo lo studio e facevo AutoCAD, vedete, lui mi fa vedere l'angolazione perfetta a 90 gradi. È un cavo di alimentazione, diciamo che adesso che ne sono pochi, possiamo rispettare anche la convenzione, mettere questo rosso. Nella stessa maniera devo far ritornare al ground, cioè devo chiudere il circuito adesso e quindi eccolo qua il ground e lo collego con il polo negativo del LED. Il LED è un diodo orientato, quindi c'è una gambetta positiva e una negativa. Anche in questo caso rendo il grafico un po' più leggibile e lo faccio così, inserendo il cavo di ritorno e trasformandolo in un cavo, per esempio nero. Abbiamo fatto il nostro circuito, abbiamo alimentato. Ora che cosa succede? Succede che se per esempio io alimentassi, fatemelo staccare, eccolo qua, eccolo qui, guardate che interessante questa idea per i neofiti di Arduino. Se io lo collego direttamente all'alimentazione, sto utilizzando Arduino come un generatore di corrente, cioè sto dicendo prendi questi 5 volt, portali al LED. Una parte dei 5 volt vengono assorbiti e bloccati dalla resistenza, al LED passa soltanto quello che deve passare, il LED si accende e chiude il circuito. Infatti, se io avvio la simulazione, il tempo che si inizializza, vedete il cavetto entra di alimentazione e il LED è acceso. Ovviamente, utilizzate Arduino per accendere un LED è come uccidere una zanzara con un 44 Magnum, cioè è esagerato. Arduino serve a controllare l'accensione del LED. Noi proviamo a farlo esattamente spostando il cavo, interrompiamo la simulazione, spostando il cavo e portandolo. Aspettate che provo, eccolo qui. Come avevo detto prima, cioè al pin 9, per esempio. Ecco qui, vedete che se avvio la simulazione adesso, non succede niente. Non succede niente perché io in questo momento devo dire ad Arduino cosa deve fare col pin 9. È qui che è la bellezza di Tinkercad. Per quale motivo? Perché, attenzione, esiste un programma che abbiamo usato tutti noi che abbiamo usato Arduino per creare questi schemi, che si chiama FreeSync, che ci consente lo schema. Qui possiamo, col pulsantino, vedete in alto, codice. Qui possiamo andare a creare il codice e lo posso fare per esempio con il blocco. Io tolgo questo di default. Andiamo a vedere scheda Arduino 1. Che cosa gli dico? Imposta, non il LED integrato, imposta, eccolo qua. Il pin qual è? Abbiamo scelto il numero 9. Imposta il pin 9 su alto, quindi accendi. Andiamo nel meccanismo di controllo e inseriamo un ritardo di mezzo secondo. Duplichiamo il tutto. E lo mettiamo su basso. Vedete che sto parlando di pin digitali, quindi gli unici due valori che ho sono alto e basso, quindi gli do corrente, gli tolgo corrente. Attenzione, a differenza di chi usa spesso il linguaggio a blocchi, qui non abbiamo bisogno di mettere cicli di ripetizione, perché in buona sostanza l'IDE di Arduino funziona con una funzione che si chiama void loop che manda costantemente per sempre fino a che gli si dà corrente in esecuzione i pulsanti. Se adesso avvio la simulazione, vi faccio vedere che cosa succede, e dal pin 9 vedete che c'è il LED che continua a lampeggiare, inutile metto ripeti, ripeti, no? In questo caso non è affatto necessario, ottengo il sistema di lampeggiamento e interrompo la simulazione. Quindi vedete, c'è un'idea di fondo molto molto interessante. Io posso comunque, per quanto possa essere critico rispetto ad un simulatore, è sempre meglio avere un kit di Arduino tra le mani e bruciare qualche LED per capire come funziona, posso comunque in una maniera del genere con Tinkercad raggiungere l'intera classe. Ovviamente, mi sembra molto interessante farvelo vedere subito. Il codice posso scaricarlo, ma la cosa interessante, se guardate, è che
C'è blocchi e c'è anche testo. Testo vuol dire che Tinkercad è perfettamente integrato con il sistema Arduino. Se faccio testo, continua, eccolo qui, vedete, mi ha creato quello che è lo sketch di Arduino, funzione void setup, chi è un po' più esperto lo sa. Pin mode significa che stiamo individuando e assegnando al pin numero 9 il valore di output, cioè di uscita. E poi il mio loop, cioè il programma che mando in esecuzione costantemente. Scrivi sul pin numero 9 il valore alto, quindi accendilo. Delay è il comando che ci fa aspettare 500 millisecondi, quindi mezzo secondo. E scriviamo sul pin digitale il valore basso, quindi spegniamo il LED e aspettiamo altri 5 secondi. E questo è quello che avevamo scritto al blocco. Quindi vedete, già è un altro aspetto molto interessante, cioè il fatto che con l'ausilio di Tinkercad e qualche lezione mirata, in seconda media da me riescono a programmare direttamente con l'IDEA di Arduino. Presto lasciano i blocchi e trovano molto più interessante, molto più divertente programmare in questa maniera. Attenzione, in questo caso possiamo andare a vedere se sono necessarie delle librerie per eventuali situazioni, fare anche un piccolo debug a vedere se sono stati scritti degli errori. Ma la cosa più interessante è questo, lo possiamo scaricare il codice. A me piace anche molto il fatto che se all'improvviso qualcuno decide di andare a cambiare un pulsante, io posso andare a scrivere. Eccolo qui. E quindi io posso andare, non funziona solo come visualizzazione dello sketch, ma vi dà anche la possibilità di modificarlo in diretta e che quindi poi nel momento in cui avvio la simulazione, pur avendo cambiato, vedete che il LED continua a funzionare contemporaneamente. Guardate, lo strumento è enorme. Vi faccio vedere una cosa, insomma, avevo detto che vi raccontavo, togliamo il codice. Ovviamente potreste anche metterlo affiancato, perché ci sta blocchi più testo. Blocchi più testo, vedete, potreste anche vederli contemporaneamente, però insomma, questo si fa anche un po' più fatica. Torno un attimo indietro perché, come abbiamo imparato a vedere, come abbiamo imparato a vedere su, per esempio, la G Suite, di cui parliamo di qui a un attimo. Ecco qui quello che abbiamo appena fatto, alcuni secondi fa, sono tutti già automaticamente salvati, potreste anche pubblicarli, sono tutti privati, non ne ho reso pubblico nessuno, sono tutti privati, però potreste metterli pubblici. Allora guardate questo qua è quello, è la fine di un percorso che io faccio con i miei ragazzi. In cui creo quello che è un sensore di parcheggio, provo a farvelo vedere. Ok, vedete, abbiamo messo il sensore ad ultrasuoni, che ha un segnalatore ed un ricevitore, il trigger, questa specie di occhio che emette l'ultrasuono, che incontra un ostacolo e torna indietro grazie al sensore. Si riesce a calcolare, conoscendo la velocità del suono, la distanza, quindi calcola il tempo di ritorno. A quattro pin che devono essere utilizzati. VCC, questo è l'alimentazione, viene alimentato a 5 volt. Trigger eco vengono collegati a dei pin digitali che io poi devo poter gestire, ground e il ritorno. E poi ho messo tre LED. Abbiamo messo un LED rosso, un LED giallo e un LED verde per simulare il sensore di distanza, ovvero il sensore di parcheggio. Quando sono a distanza di sicurezza lampeggia il verde, quando sono abbastanza vicino lampeggia il giallo, quando sono al rischio di contatto lampeggia velocemente il rosso. Questa è l'idea tutto sommato generale. Vedete i collegamenti? E qua rientra l'importanza della breadboard, per esempio. Io ho soltanto sulla scheda tre ground e ne devo riportare 1, 2, 3 e 4. Quindi che cosa faccio? Sia il ground che l'alimentazione io li porto sfruttando la breadboard qui, li porto su queste dorsali, su queste linee orizzontali. Quindi tutta la linea rossa sarà alimentata 5 volte e tutto il ground sarà collegato a questo di ritorno.
Per cui vedete con i pin, con l'equiled rosso, giallo e verde, l'alimentazione io la prendo dalla dorsale e tutti i ground, 1, 2, 3, 4, i cabinieri per l'appunto, se ne vanno sulla dorsale restituendo la corrente direttamente dal pin. Perciò si chiama basetta mille fori, la trovo adattissima. Andiamo a vedere un attimo il codice. Il codice, eccolo qui. L'avevo già fatto con i blocchi, lo avevo trasformato in questo, non credo che me lo farà tornare indietro adesso con i blocchi, infatti non ci sta. È abbastanza semplice, noi utilizziamo una serie di cicli annidati, creiamo una variabile che chiamiamo distanza. Quindi la prima cosa è impostiamo il valore di distanza e che cosa mettiamo? È un dato di ingresso. Eccolo qui, abbiamo il blocco già fatto e quindi dobbiamo solo andare a dire il trigger, il pin di attivazione dov'è, che è sul, se non sbaglio, aspettate che andiamo a vedere, il trigger azzurro è sul numero 4. Questa è l'importanza dei cavi messi in maniera ordinata. E nella stessa maniera quello di attivazione il numero 3 e l'unità deve essere misurata in centimetri. Quindi noi abbiamo inizializzato che cosa? Abbiamo inizializzato la nostra variabile e questo è tutto all'interno del loop, quindi lui continuerà a leggere come se noi scrivessimo su un programmino di Scratch per sempre. E quindi poi facciamo se la distanza è minore, per esempio di 30 centimetri, noi gli diremo di accendere il LED verde che è collegato al pin 5 e quindi noi diremo imposta il pin 5 su alto, attendi, non lo so, 0,75, quindi aspettiamo un po' di tempo, quando è verde, insomma, poi lo spegniamo, basso. Anzi, questo lo mettiamo dopo. Inseriamo un altro di questi e poi diciamo se la distanza ancora è minore di 20, ovviamente mettiamo distanza, e se è minore di 20, lui si va a chiedere un'altra volta se la distanza è minore di, se la distanza è minore di 15, per esempio, o di 10, non so che dir si voglia. Allora, ci spostiamo questo. Allora, andiamo a vedere. Se la distanza è minore di 10 deve lampeggiare il rosso è sul 7, quindi 7 e deve lampeggiare molto molto velocemente, quindi metteremo 0,2. 0,2. Poi copiamo e duplichiamo, altrimenti se è minore di 20 deve lampeggiare il giallo che sta sul 6 e facciamo 0,5 per esempio, più lentamente. Anche questo è il 6 e infine questo è il verde, la distanza di sicurezza a 0,75, anche qui 0,75. Infine, se nessuna di queste è verificata, mettiamo tutti i pin e quindi 5, 6 e 7. E spegniamo quindi il sensore che pur sta funzionando, ci restituisce tutti i pin, tutti i LED chiusi, 7. Eccoci qua. Questo qui è quello che avete visto prima scritto nell'IDE di Arduino. Ora andiamo a vedere che cosa succede se noi lo proviamo. Quindi noi avviamo una simulazione. Lo facciamo un po' più piccolo. La simulazione è avviata, non sta succedendo niente, ma se io clicco, vedete che cosa succede? Se io clicco sul sensore, questo è l'ipotetico ostacolo che sta a 106 centimetri, quindi non succede niente, ma posso simularne il funzionamento. Quando arrivo a 30 centimetri, che è questa soglia qui, lui comincia a far lampeggiare il tasto verde ogni 0,75 secondi. Mi avvicino al di sotto dei 20 centimetri, eccolo qua, vedete, lampeggia il giallo molto più velocemente e infine sotto i 10 lampeggia il rosso velocissimamente. Quindi vedete come è interessante la possibilità di creare effettivamente con Tinkercad anche in assenza dei sistemi robotici. Come gestisco questo? Come gestisco questo con una
con una classe. Allora, io vi dico la mia idea. Innanzitutto io con un sito abbastanza semplice da fare, con un sito di Google, io vedete, gestisco le lezioni, quindi c'è un'introduzione al software, a Tinkercad, a quello che sia. Qui ci sono degli esercizi, vi faccio vedere con le spiegazioni di quello che deve essere, la spiegazione dei vari comandi, la spiegazione degli help in linea che Arduino ci fornisce, di cui ci parlerà di qui a un attimo Pietro. Insomma, c'è tutta la spiegazione teorica che loro hanno come riferimento. Poi gli assegno un esercizio che di lì a qualche giorno, loro hanno qualche giorno per realizzarlo, poi troveranno sul sito la soluzione. Questa era quella del semaforo. Vedete che io gli faccio vedere quello che loro sono abituati, ma loro stanno imparando a programmare in questa maniera. Quello che è interessante è che è una sezione condivisa questo sito, per cui loro curano questa, le reference. Cioè ogni volta che incontrano un comando nuovo, questa è condivisa con loro, questa pagina, loro entrano nel sito e vedete, scrivono l'istruzione, scrivono il comando, spiegano a che cosa serve, fanno degli esempi e insomma, man mano questo vocabolario informatico si arricchisce. Quello che voglio farvi vedere è per esempio le lezioni. Ah, fatemi interrompere la simulazione, se no impazzisce. Ovviamente questo non è un punto di arrivo perché non lo so, ci si può mettere il rumore, ci si può mettere il buzzer, ci si può mettere lo schermo LCD, cioè un esercizio non finisce mai. Tenete presente che questo parte dall'accensione di un LED, per cui insomma poi continua ad aggiungere oggetti. Quello che voglio far vedere è l'integrazione possibile, per esempio, con Google Classroom. Con Pietro abbiamo due classi, questa qui, Campus Academy, un po' più formale, io sono studente, la mia è l'ordine segreto degli Jedi, in cui sono alunno di me stesso. Allora posso, per esempio, come lavoro in corso, creare un compito, io ho già l'argomento che Tinkercad ha fatto per la lezione di oggi, creo il compito e dico, per esempio, disegno allegate un disegno fatto con Tinkercad e assegniamo il compito. Ok, e poi aspettate, devo scusatemi, non ho assegnato l'argomento che è Tinkercad. Ovviamente posso crearne un altro e dire, per esempio, circuito e metto crea un circuito di accensione di un LED con Tinkercad. Ecco qua. E ho assegnato un altro compito a tutti gli studenti. Ora andiamo a vedere come fa lo studente a restituirmi il compito. Ma il sistema è quello di Google Classroom, non è particolarmente innovativa l'idea, però è utilissima perché lo si può fare. Quindi io che faccio adesso? Apro una finestra in incognito, vado su Tinkercad e entro in Tinkercad con l'altro mio account, quello che ho da studente. Quello che ho da studente. Allora accedi con Google, un pizzico di pazienza. Eccolo qui. Pascal@gmail.com. Siamo entrati. Lo studente che fa? Entra in Tinkercad col suo account, lavora liberamente. Datemi il tempo di entrare, con buona pace della mia connessione a internet. Eccoci qua, ci siamo. Andiamo in circuito, per esempio. Lavoriamo sul circuito. Lo studente entra e fa quello che deve fare. Crea il suo circuito, lo prova, lo verifica. Eccolo qua, alla fine ce l'abbiamo fatta. Lo verifica che funzioni e ha fatto il suo, quindi funziona. Ora che cosa fa? Lo condivide. Ecco qua, genera, invita persone, genera un link, lo copia, collegamento copiato negli appunti, e dove va? Va in Gmail, entra, ah, già c'è, eccolo qui, aspettate.
Un attimo di pazienza, già era aperto. Entra, vedete, mi fa vedere che sono arrivati dei nuovi compiti su Classroom. Lui va su Classroom, eccolo qui. Entra nella sua classe, entra nella sua lezione, va a vedere il compito, eccolo qua, circuito. Eccolo qui, aggiungi o crea, aggiungi un link, Ctrl V, aggiungi link. Il sistema lo carica e di lì a qualche secondo consegna il compito, consegna. È il sistema di Google Classroom, tutto sommato, ma è molto interessante perché questo, nel momento in cui tolgo la connessione in incognito, vado a vedere il compito, io circuito, lo vado a vedere da docente, vedete, mi arriva in tempo reale che è stato consegnato, posso visualizzare il compito, posso scaricarlo, posso aprire nella mia bacheca. Per cui vedete come diventa un sistema enorme. Diventa interessante perché poi io, insomma, su Arduino sono non più scettico, perché su Arduino abbiamo 10 kit a scuola, io ne ho di miei realizzati con i vari pezzi che ho, ne ho 7, per cui le mie classi lavorano tutte con Arduino, ma alla seconda lezione lo hanno già comprati tutti. Per cui è chiaro che in tempi non sospetti gli studenti si innamorano di questo tipo di lezione, lo fanno. Giusto per chiudere, prima di passare qualche minuto la parola a Pietro, vi faccio vedere quello che poi faccio con i ragazzi. Eccolo qui, abbasso un po' la webcam, ve lo faccio vedere, ecco, quello che avete visto con i ragazzi poi viene realizzato. C'è il sensore, il programma è già caricato, vedete che lampeggia il verde. E lampeggia più velocemente il giallo, quando mi abbasso lampeggia velocissimamente il rosso e poi alzo. Quindi vedete, io poi la lezione passa, rimetto dritta così vedete me, passa dal piano della simulazione con Tinkercad, che tuttavia mi consente un dialogo con lo studente, la possibilità di provare, la possibilità di salvare il LED, lo vogliamo dire, per quanto costa, diciamolo, però poi si passa sul piano realizzativo, perché tanto i kit ce li hanno, lavorano, e quando facciamo poi le video lezioni si ragiona sul progetto realizzato. E si rilancia. La parte divertente è che da questo dice, professore, ma poi possiamo aggiungere il buzzer per i disabili, aggiungere il buzzer per i disabili, non lo so, professore, possiamo aggiungere il pulsante di chiamata e quindi gestisco nel caso del semaforo. Non si finisce mai, è là che mi interessa lavorare più che sull'aspetto tecnico. Sfrutto l'aspetto tecnico per generare un effetto palla di neve, cioè che diventi una valanga di idee poi da realizzare per lavorare in gruppo. So per esempio che molti studenti organizzano gruppi e si incontrano in video, si sono incontrati in video per realizzare a distanza questo. Ok, passo la parola per il momento a Pietro, perché Pietro ci porterà per mano all'interno del mondo di Arduino, che si è dedicato nell'ultimo periodo in maniera enorme alla scuola, fornendo una serie di possibilità. Io vi dico per esempio che c'è la possibilità della certificazione degli studenti e degli studenti già sull'Arduino 1 ed è una cosa, ripeto, accessibile fin dalla seconda, terza media, sono già molto predisposti per l'utilizzo di questi. Per cui anche su questo, nell'idea del sviluppo di competenze, competenze trasversali, competenze digitali, diventa uno strumento didattico, per quello che mi riguarda, imprescindibile. Mi taglio la lingua e passo la parola a Pietro che ci racconta il resto. Bene, grazie Luca per avermi passato la parola. Bene, ora vi farò giusto una brevissima, non storia, ma insomma un po' cos'è Arduino Education. Niente, io avrei ora bisogno di condividere lo schermo, per cui attendo un attimo che mi passino. Ok, grazie. Precisissimo, la sincronizzazione è incredibile. Ecco, adesso il mio schermo dovrebbe essere visibile. E dunque, vi parlo proprio a proposito di Arduino. Allora, come vi diceva Luca,
Ecco, faccio giusto un breve riepilogo perché Arduino, per come lo conosciamo, Arduino uguale scheda di acquisizione, no? Collegata con sensori e attuatori. In realtà Arduino è molto di più e cercherò un po' di spiegarvelo adesso. Ecco, tutto nasce principalmente comunque da questo aspetto, cioè da una scheda elettronica che consente di collegare, come avete visto adesso con Luca Scalzullo, dei sensori per rilevare lo stato dell'ambiente circostante e agire di conseguenza, il sensore a ultrasuoni per la distanza e i LED del semaforo, no? Questo è proprio un esempio che calza a pennello. Ecco, quindi questo sistema di acquisizione è un sistema in cui questa schedina va collegata, va cablata con i sensori e va anche programmata, quindi c'è un ruolo importante del coding, della programmazione. Ecco, e diciamo la schedina di acquisizione per eccellenza a livello mondiale è Arduino ed è diciamo stata creata da un gruppo di persone, quali ricordiamo in particolare Massimo Banzi, che vedete qui sulla destra, che ho avuto modo di incontrare assieme a Luca in varie occasioni e abbiamo anche collaborato assieme. Ecco, e abbiamo in particolare un paio di anni fa fatto un tour con Arduino per far conoscere Arduino Education. Arduino Education è una divisione di Arduino che è dedicata in particolare al mondo della scuola, al mondo della didattica. Qui vedete David Quartigliès, uno dei fondatori della ditta Arduino. Ecco, è un team che lavora di concerto con tutta l'azienda Arduino e sviluppa in particolare kit per la scuola. Qui ho messo un paio di immagini di kit prodotti per la scuola, ma non produce solo kit, non mette solo assieme dell'hardware costituito da schede, componentistica varia, pezzi di supporto e così via, ma soprattutto predispone dei materiali didattici. Ha predisposto una piattaforma per l'apprendimento online che vi farò vedere a breve. Ha predisposto una serie di attività, materiali per il remote learning, in particolare a seguito del periodo che stiamo vivendo a livello globale. Ha predisposto anche degli esami di certificazione delle competenze acquisite con Arduino, è basato sull'Arduino Starter Kit, ad esempio. Consente di fare in generale, di sviluppare, sperimentare attività di STEAM a 360 gradi. Ecco, questo, è un po' a grandi linee, tutto il lavoro svolto da questo team, un team, che abbiamo avuto il modo di conoscere di persona, Valentina, Nerea, Melissa, Teresa, Roxana, Claudio e tanti altri, con i quali mettono a punto, sviluppano, testano tutti questi prodotti per la didattica. Ecco, riassumendo veramente con tre parole, l'attività di Arduino Education. Io ho scritto tecnologia creativa in classe, che guarda caso è proprio Creative Technology in the Classroom, un po' il motto dei kit, di alcune parti dei kit educativi messi a punto da questo team Arduino Education. Nella fattispecie vorrei adesso farvi vedere una piattaforma. La piattaforma online relativa al kit Arduino CTC 101 101. Dunque, passo adesso all'altra camera. Vediamo se riesco a switchare alla camera, eccola qua, che
che ho qui alla sinistra, alla mia destra, ecco, questa webcam che adesso vado a cambiare dovrebbe consentirmi di farvi vedere un oggetto che ho qui alla mia destra. Eccolo qua. Bene, adesso dovreste vedere questo oggetto che adesso indico con il dito. Questo oggetto, ad esempio, è un oggetto dei tanti progetti che si possono realizzare con il kit Arduino CTC 101. E è, ad esempio, nella fattispecie un giradischi binario. I progetti, come dicevo, coniugano siano aspetti di tipo tecnico, ma anche tanti aspetti di tipo creativo. Nella fattispecie, quello che sto provando qui adesso a far funzionare è questa sorta di disco, anziché in vinile, un disco di carta con delle tracce, vedete, o bianche o nere. Sono tracce a 3 bit che consentono di riprodurre delle melodie. Adesso lo stacco un attimino al volo, che dovrebbe essere tutto sotto. Ecco qua. Ecco, questo progetto è uno dei 25 progetti che si possono realizzare con il kit CTC 101. Voglio farvi vedere un po' com'è strutturata questa piattaforma, no? Ecco, questa piattaforma, sì. Accede mediante delle credenziali. Queste credenziali vengono fornite nel momento in cui si acquista il prodotto. Questo kit, ad esempio, è stato pensato per soddisfare una classe di circa un 24-25 studenti, formando 6 gruppi, 6 per 4, 24, questi studenti possono essere aggiunti all'accesso a questo portale dove possono appunto seguire le attività. C'è una gestione della classe, un classroom manager da parte appunto del docente. Posso avere 3 docenti e 30 studenti che accedono a questo materiale. Ecco, questo materiale è disponibile in più lingue. Come vedete, io ho selezionato la lingua italiana, ho il mio account, ed è organizzato in 5 macro aree. Allora, una sesta, che sarebbe una raccolta di tutti gli elementi che fanno parte del kit, ad esempio cos'è la breadboard, cos'è un pulsante, come si collega un LED, un resistore e così via. Tutti i vari elementi vengono via via descritti. E viene spiegato come funzionano. Ecco, in realtà abbiamo queste 5 macro aree che consentono di esplorare la tematica, tutte le tematiche legate all'utilizzo di Arduino. Adesso magari posso anche ritornare, scusatemi, alla visualizzazione mediante l'altra videocamera. Ecco che dovrei farcela. Ok, bene, adesso dovrei essere ritornato in vista. Bene, ok. Allora, queste aree sono così suddivise. Innanzitutto, come abbiamo visto all'inizio, Arduino è un dispositivo che va programmato, per cui ci sono delle attività propedeutiche per la programmazione, partendo da Processing, che è il linguaggio da cui è derivato l'Arduino SI. E oltre a una serie di attività propedeutiche, ci sono degli esperimenti veri e propri. Poi si passa ai segnali digitali, a esplorare i segnali digitali, a far lampeggiare qualche LED come attività propedeutica, seguita da una serie di attività pratiche. Poi la terza categoria, identificata come la seconda sui segnali digitali, l'hanno chiamata sport perché ci sono attività sportive. Per esempio, per il canestro, la scherma, il pong, la corsa. Poi per i segnali analogici e l'utilizzo del monitor seriale di Arduino è stata creata una categoria chiamata magia. Ad esempio, viene spiegato cos'è un segnale analogico, come viene letto un segnale analogico e così via. Ad esempio, l'esperimento del giradischi binario che avete visto, che vi ho fatto vedere poc'anzi, apriamo questo esempio.
volevo farvi vedere come è strutturata un'attività tipo. Allora, c'è una spiegazione, un'introduzione di cosa si andrà a fare in questa attività, spiega che è un giradischi, ad esempio. C'è un video di 40 secondi, di 30 secondi che fa vedere in funzione quello che sarà un po' il risultato finale. Ok. Dopodiché c'è un'elencazione di tutti i materiali necessari per poter condurre questo esperimento. Poi tutte le istruzioni passo passo per l'assemblaggio della scheda con i sensori. Poi dentro al box ci sono anche dei pezzi, ad esempio in questo caso di legno, che vanno in questo caso a costruirmi questa cassetta di giradischi. Viene spiegato passo passo come vanno assemblati anche tutti questi pezzi, quindi diciamo un aspetto, se volete, meccanico, passo passo. E una volta che si è arrivati all'assemblaggio, poi c'è anche la parte relativa al collegamento della scheda. La scheda viene inserita in questa scatola, poi viene celata dentro questa scatola, poi c'è la parte finale del collegamento del sensore che va a leggere le tre tracce in questo caso, e poi vengono dati i riferimenti di dove ci sia anche un programma per la messa in funzione, per cui fin da subito si arriva ad un risultato. C'è la possibilità di stampare le schede vuote, i dischi vuoti, e poi farsi le proprie tracce volendo. E si arriva anche proprio al vero e proprio codice sorgente che vedete qui, che può essere recuperato da qui oppure installando lo Shield Education che è in dotazione con il kit. La libreria prevede una serie di esempi e sono categorizzati e si trova ad esempio questo giradischi binario. Viene spiegato anche come funziona e viene spiegato anche qualora vi fossero dei problemi o delle difficoltà. C'è anche una casistica di esempi e poi vengono dati dei suggerimenti per continuare a sviluppare, a estendere il proprio esperimento. A livello del quarto gruppo troviamo ad esempio la gestione invece dei motori, per cui ci sono vari tipi di motori, di motore, e nella fattispecie, ad esempio, veniamo a provare. Posso costruire un robot che segue una linea, per cui un progetto creativo di un disco si può andare a costruire con i pezzi che sono dentro al kit anche un piccolo robot in grado di fare da seguilinea. Ecco, vedete, ci sono due motori, ruota destra, ruota sinistra e un sensore in grado di leggere se c'è una riga nera in sua prossimità o se sopra. E procedere di conseguenza nella guida. Ecco, anche qui la logica è sempre la stessa. Vedete l'elenco dei materiali necessari, istruzioni per il montaggio dalla A alla Z, e alla fine arriviamo anche a un piccolo programmino di esempio per la messa in funzione. Eccolo qua, del line follower. Viene spiegato come funziona, indicazioni per risolvere eventuali problematiche e così via. La quinta area, ad esempio, di CTC va ad esplorare l'unità inerziale che è integrata nella board 101 che è inclusa nel kit, l'utilizzo del Bluetooth perché la scheda è anche Bluetooth e prevede la possibilità, ad esempio, di utilizzare un'app collegata a uno smartphone e così via. Per cui abbiamo, come dicevo, queste 25 attività documentate dalla A alla Z che consentono all'insegnante di avere veramente un grosso aiuto nel piano di lezione per lo svolgimento delle attività legate in questo caso all'elettronica con Arduino. Ecco, questo è un esempio. Gli altri kit sviluppati sempre dalla
sviluppati sempre da Arduino Education, hanno sempre tutti la stessa logica, cioè prevedono che ci sia un accesso alla piattaforma e con delle attività. Allora, vi faccio vedere ora un'anteprima, penso sia l'unico kit per ora in Italia che uscirà a breve. Come citava prima il professor Luca Scalzullo, tante attività sono basate sull'Arduino Starter Kit. Uscirà a breve l'Arduino Student Kit. Questo kit uscirà quest'estate ed è un kit con tutta una serie di attività che seguono la filosofia che vi ho appena fatto vedere con l'Arduino CTC 101 Program. C'è la scheda Arduino 1, ci sono la breadboard, tutti i componenti utili per condurre tutta una serie di attività e quindi c'è nuovo materiale in arrivo. Come diceva c'è anche assai interessante la possibilità di certificare le proprie competenze con Arduino. In realtà, con tutto ciò che è connesso un po' all'Arduino 1, che Arduino che non è solo conoscenza della scheda, ma anche programmazione, logica, concetti di elettricità e così via. Quindi diciamo è un contesto un po' più ampio. La certificazione io l'ho fatta un mesetto e mezzo fa. Per darvi un'idea, ci si prende 75 minuti e ci sono 36 domande a cui rispondere. Alla fine, si riesce ad ottenere almeno 70 su 100 di votazione, c'è direttamente il certificato che si può scaricare, che attesta che appunto si hanno delle conoscenze di base di Arduino e del mondo di elettronica barra coding che c'è attorno ad Arduino. Ecco, è basato sullo starter kit. Bene, diciamo, io avrei così finito, vorrei ripassare la parola adesso a Luca, se è online nell'altro canale un attimino. Luca, devi Eccoci. attivarti il microfono. Ok, ci Sì, no, siamo. no, non sono scappato, non sono scappato, ascoltavo, sono qui. Eccoci. Allora. Ingrandisco la finestra. Mostra schermo. Ecco. Allora, come vedete, insomma, il mondo Arduino è grandissimo, è enorme. E ripeto, per quello che mi riguarda, ha rappresentato nella didattica un trampolino di lancio enorme. Enorme perché, insomma, i ragazzi riescono a sviluppare delle competenze incredibili. Arduino ha un vantaggio enorme, insomma, per chi conosce il mondo Arduino, è che ha, oltre all'aspetto tecnico, oltre all'aspetto meccanico, oltre all'aspetto elettronico, ha un background culturale open per eccellenza. Quindi Arduino ha la più grossa comunità di utenti che si sia mai vista in questo settore, che condivide liberamente idee, consigli, prodotti, per cui l'utilizzo, per esempio, da parte dei ragazzi del forum di Arduino comincia a essere interessante perché non utilizzano il docente, me in questo caso, come unico punto di riferimento. Professore, non so fare questa cosa, ditemelo voi. No, non funziona così. Anzi, è quello in quel momento in cui forse il professore, il docente serve di meno. E io ti posso dare la mia soluzione, come Pietro può confermarmi se pigli 5 tecnici o 10 tecnici o 30 tecnici, avrai 30 soluzioni tecniche diverse per lo stesso problema. Ma è là l'aspetto interessante, là l'aspetto interessante, là l'aspetto enormemente educativo, cioè la capacità davanti ad un problema di cercare una soluzione. E il ricorrere al forum, il ricorrere alla comunità è decisamente avanti.
Quello che mi piace è lo sviluppo di competenze laterali, cioè la capacità di lavorare in gruppo. La robotica ha un aspetto multidisciplinare per definizione. La robotica è meccanica, la robotica è elettronica, la robotica è informatica. E allora all'interno di un gruppo hai la necessità di avere quello che è più bravo a programmare, quello che è più bravo ad immaginare un sistema. Insomma, se vi faccio vedere l'accrocco che ho dovuto fare per farvi vedere, per farvi vedere l'oggetto, insomma, si vedeva solo una parte, ma mi sono dovuto inventare perché poi la posizione della webcam integrata nello schermo non è comodissima. Per cui c'è bisogno di un aspetto enorme. E sapesse quanto è divertente trovarsi nella situazione di non saper dare una risposta e di sedersi in mezzo agli studenti e di trovarla insieme. Cioè, abbattere quel muro e quella parete che docente e studente. Quest'anno ho una forza della natura che purtroppo se ne va, non posso bocciarlo, che è una relazione di terza media che vabbè, sono io lo studente, lui il docente che mi spiega cose. Giusto per tornare un attimino indietro a Tinkercad, tra le tante possibilità di Tinkercad, volendo, torno alla base, c'è anche la possibilità di creare all'interno di Tinkercad una classe virtuale, per cui se andate in lezioni c'è la possibilità di creare classi, eccolo qui. L'avevo fatta anche qui, tutto sommato c'era uno studente, per cui può essere interessante perché insomma vi ho fatto vedere l'idea, ho perso la webcam, aspettate, vi ho fatto vedere l'idea di Google Classroom. Oggettivamente io ce l'ho, la utilizzo, molte scuole la utilizzano, ma non tutti ne sono forniti. È ovvio che qualsiasi sistema strutturato di gestione della didattica a distanza, che tutto sommato spero diventi una didattica assistita dal digitale, l'acronimo è lo stesso, è sempre DAD, però spero di tornare a vedere i miei studenti di persona, ma poter continuare a utilizzare questo sistema di condivisione. È enorme dal punto di vista didattico per quello che mi riguarda, perché qualora io dovessi tornare, non uso la lezione come un aspetto teorico a priori, io spiego, voi fate e poi controlliamo. Io sul Google Classroom o che sia Office 365, qualsiasi altra piattaforma, io ti allego il contenuto multimediale, ti do il compito, ti do lo stimolo, ti allestisco il palcoscenico, ti metto in condizione di recitare qualcosa e poi quando siamo insieme se ne discute. Ma si discute qualcosa che io stesso docente devo scoprire in quel momento. Per cui si aprono scenari enormi. Non so quanti di noi hanno desiderato poter, a meno dello stipendio, ovviamente, poter aumentare il numero di tempo da passare con i ragazzi. E questo è un modo di ampliarlo. Io da docente di tecnologia ho solo 2 ore a settimana. Se volessi rispettare le mie 2 ore a settimana, tante cose non le farei. Questo mi consente di lavorare da casa, di lavorare con loro, di assisterli, moltiplicando enormemente quello che è il tempo passato con loro. Ovviamente, se ci siamo limitati su Tinkercad, ci siamo limitati a poche cose, ma se andiamo nel sistema Tinkercad, vedete che con un pizzico di esperienza, possiamo lavorare con tante cose. LED RGB, esperimenti di ottica mi vengono in mente, sensore PIR, quindi sensore a 360 gradi di movimento, piezo, si può fare musica, motori di ogni tipo, possiamo misurare le grandezze. Abbiamo il sensore di temperatura, per cui vedete facilmente, solo con elementi di base, noi possiamo andare a creare, non so, una stazione meteo con un servomotore, il sensore di temperatura. È interessante l'idea, mi ero fermato a quello e insomma lo riprendo con i ragazzi. L'idea di creare una lancetta temporizzata sincronizzata col sensore di temperatura, per cui era un orologio termico che ti indicava la temperatura, devi integrare un servomotore con il sensore di temperatura. Lì richiedeva, per esempio, la conoscenza matematica di proporzioni, cioè poter scalare gli angoli del servomotore con il range di temperatura scelto. Non c'è limite,
non c'è limite. Gli inglesi, mi ricordo quando ero in America, c'era questo proverbio che campeggiava nel mio laboratorio: the sky is the limit. Cioè, tu arrivi a un risultato e arriva il professore e ti rompeva le scatole e te lo moltiplicava per 100 allontanando la meta. E quindi tu sapevi che eri in un loop eterno e non avresti mai finito di studiare e di fare ricerca, perché ogni risultato raggiunto lui spostava l'asticella sempre più avanti. Però è divertente perché questa volta con questi sistemi a spostare l'asticella non siamo noi docenti, ma sono loro stessi, perché arrivata alla fine ti ripropongono: professore, ma ho visto, ma si potrebbe fare, ma si potrebbe dire, insomma, l'effetto è straordinario. Per cui la diapositiva iniziale che vi ho fatto vedere del pensatore, ritorno magari alla presentazione, quella diapositiva del pensatore, beh, quello scetticismo iniziale è totalmente sparito, quello scetticismo iniziale non esiste più. Non credo che riuscirò a utilizzare un altro strumento che non sia Arduino. Lo dico a Pietro, da quest'anno, appena rientro, i miei studenti, come obiettivo finale del corso prima dell'esame di terza media, sarà quella della certificazione di Arduino. Se vogliono un buon voto, devono presentarsi all'esame con la certificazione di Arduino raggiunta. Mi sembra una cosa interessante, perché laddove io debbo certificare con l'esame di tecnologia, con l'esame di terza media, la competenza informatica, beh, voglio dire, quello mi sembra un biglietto da visita interessante. Stavi per dire qualcosa? Posso aggiungere qualcosa? Allora, Sì. a proposito della certificazione, se mi ripassate la condivisione dello schermo, ho la possibilità di farvi vedere la demo. Ecco qui, grazie, la regia. Farvi vedere la Allora, demo. Pietro, se approfitti, oltre a far vedere questo, rispondere alla domanda di Lucia che chiede, dice, mi affaccio ora ad Arduino, avrei bisogno di maggiori informazioni sul kit base e sulla certificazione. Il kit può essere acquistato da chiunque o solo dagli studenti? Ok, grazie della domanda, Stefano. Allora, Arduino, come ha spiegato finora professor Scalzullo, è questa bellissima scheda. Per darvi un ordine di grandezza, è una scheda che costa 15-20 euro, più o meno, ecco. Questa schedina, come avete visto dall'esperimento che ha fatto prima Luca, ha bisogno magari di avere qualche lampadina, qualche pulsantino, un po' di materiale, un po' di componentistica. Allora, esiste l'Arduino Starter Kit, un kit di partenza, dove dentro si trova un po' tutto. Okay? Si trova la schedina, si trova il cavetto, si trovano i LED, i pulsanti, un bel po' di cose. Tutti gli esperimenti che si possono fare sono stati documentati con un libricino in allegato. In realtà non sono tutti gli esperimenti, ma sono 15 di un insieme veramente infinito di esperimenti, però si trova un bel libro con una guida passo passo con tutti gli esperimenti da svolgere. Cartacea, è un Arduino Project Book in italiano. Ecco, io lo possono acquistare tutti senza differenziazione tra essere scuola, casa o privati e così via. Ecco, per quanto riguarda poi la certificazione, adesso dovrei aver condiviso lo schermo dove c'è la demo della certificazione. Allora, la certificazione è un esame che è lungo, come dicevo, 36 domande. Si ha un cronometro che dà il tempo per rispondere entro 75 minuti, però c'è una demo per darvi un'idea di cosa c'è, della modalità, della tipologia. E adesso cerco di avviarla qui, è liberamente accessibile. Io ho scelto la lingua in italiano, sono 5 domande di prova, penso siano sempre le stesse. E ad esempio, vedete. Quale funzione? Allora, queste sono sulla sinistra 5 domande. Nell'esame reale avrete le 36 domande. Sulla destra abbiamo il tempo rimasto, vedete 4 minuti e 43, 42, eccetera. Allora, questa è la domanda. Quale funzione può essere usata come un orologio per misurare il tempo che intercorre tra due eventi? Millis,
time, delay o switch. Proviamo millis, ok? Proviamo, forse la sappiamo. Poi passiamo alla domanda successiva. La domanda successiva mi dice: quali dei seguenti componenti è generalmente utilizzato come un attuatore? Cos'è un attuatore? Un attuatore è un dispositivo che viene attivato e fa qualcosa, tipicamente può essere un motore, una lampadina. Qui ho resistenza, ponte H, transistor, piezo, premo ad esempio transistor. Poi abbiamo anche domande di tipo grafico, dove ci sono dei diagrammi, dei circuiti. Si scelga il circuito in cui entrambi i LED potranno essere accesi premendo il pulsante. Vedete, abbiamo un pulsante. Ecco, abbiamo quattro circuiti. Quale di questi circuiti è tale per cui premendo il pulsante si accenderanno entrambi i LED? Adesso non entro a studiare il circuito, ipotizziamo sia questo. Avanti. Passiamo alla prossima domanda. Ecco, qui viene proposto un circuito elettrico. E quali sono i valori delle resistenze nel circuito di seguito riportato se I1 uguale I2 uguale I3, quindi la corrente viene ripartita in modo equivalente in questi tre rami dove ho tre situazioni completamente diverse. Faccio i miei calcoli con le leggi che devo aver conosciuto, che ho magari avuto modo di sperimentare leggendo e seguendo il libricino in dotazione con lo starter kit. Facciamo ad esempio, supponiamo sia la risposta 1. Infine abbiamo l'ultima domanda, ho ancora 2 minuti e 38 per rispondere, comincia a prendermi l'ansia. Dato il seguente circuito o parte del codice, quale pulsante o combinazione di pulsanti accenderà il LED? No? Ecco, questo è il circuito, vedo il LED collegato al pin 13 tramite una resistenza, poi vedo sul pin 11 B1, sul pin 6 B2, sul pin 3 B3. Ecco, questa è la configurazione. Benissimo, devo andare a leggere questo codice. Benissimo, e quale pulsante o combinazione di pulsanti mi farà accendere il LED? Supponiamo sia questa. Benissimo, adesso clicco su termine esame e vediamo com'è andata. Ho preso 2 su 5, quindi devo un attimo studiare ancora. Ecco, questo è una demo per darvi un po' un'idea di quelli che sono quelle che sono le tipologie di domande ed è interessante da provare. Ecco, l'esame di certificazione, qualora si prendesse 70, da 70 su 100 in su, si ottiene immediatamente un certificato verificabile con un QR code, per cui è molto interessante e dà anche soddisfazione, insomma. Ecco, questo è l'aspetto interessante, per cui ecco che mi sono ricollegato a Luca e anche grazie alla domanda che è venuta da Stefano. Grazie. Io adesso penso di non aver nulla da aggiungere e ripasso la parola a Luca. Oh, solo sapere che siamo in scadenza, se ci sono altre domande, Stefano. Ecco, sì. Allora, non sono arrivate altre domande, o quantomeno domande a cui non abbiate già risposto. Quindi, se non arrivano nei prossimi secondi, ringraziamo tutti per la partecipazione, non solo a questo laboratorio interessantissimo tenuto da l'uomo che sussurra i robot, Pietro Alberti, e il dottor professore ingegner Luca Scalzullo, come a lui piace essere chiamato. Io odio. Ricordo a tutti i partecipanti che invieremo le slide e la videoregistrazione ragionevolmente la prossima settimana. Perdonatemi questo tono un po' scanzonato, ma visto che siamo qui con i nostri due relatori che sono molto simpatici e che siamo alla conclusione di questa 2 giorni impegnativa, mi sono permesso di smorzare i toni. Benissimo, allora grazie ancora ai nostri relatori, a tutti i partecipanti e vi auguro buona serata. Ciao a Ciao a tutti. tutti.